Ciao Alissa! Ciao! Vedo che sei già pronta qui. Sto per andare a letto. Ti sei messa l'apparecchio? Sì. Hai lavato i denti? Sì. Ti sei lavata tutta? Anche Sì. i piedi? Sì. Ok, e che cosa fai adesso? Vado a dormire. Ah, ma io volevo leggere un libro. Quale? È un libro nuovo che ho preso. Lo fai vedere? Vuoi vedere? Sì. Questo qua, guarda, c'è questo mostro. Mi ispirava molto questa faccetta. Sì! Guarda, c'è anche un coniglietto. Oh, io amo i conigli. Aspetta, no, no, non lo possiamo leggere. Niente. No, come ho detto, scusa. No, Eh no, c'è no, 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 no. scritto, guarda, guarda, c'è scritto chiaramente: non leggere questo libro prima di andare a letto. E tu stai per andare a letto e quindi niente, lo dobbiamo leggere un altro giorno. Ehi, ehi, ehi. Sai che io amo le rane, vero? Sì, che c'entra? E la rana cosa dice? Non dargli retta. Ah, vero. Vabbè, però scusa, io mi fido di più di quello che c'è scritto sulla copertina. Cioè, proprio qui No, in grande. no. Aspetta, vediamo dietro. Qui ci sono i mostri più spaventosi del mondo. Ah sì? Per metterti paura? Gli basta fare boo? Davvero? Ma Terry, Terrore Pelosetti e la sua banda sono così spaventosi come credono. Non leggere questo libro prima di andare a letto. Perché? Secondo me si può leggere come dice il coniglio. Anche il topo. Sì, vabbè, però. Vabbè, ma non lo E possiamo la leggere rana? magari in un altro momento? Dai, Ora. domattina, dai, domani ti sveglio presto e lo leggiamo. No. Niente. Oh, Alissa, quando si tratta di libri, soprattutto quelli che dicono di non fare una cosa, deve per forza fare il contrario. E vabbè. E allora vediamo un po' cosa ci dice. Però se hai paura, dimmelo. E lo chiudiamo subito, ok? Non voglio che fai gli incubi. Ma guarda che se l'ha detto la rana, che è la nostra sovrana, mi sembra Sovrana. che... Ci avevi mai fatto caso? No, non Dimmi. avevo mai usato quella parola. Sì, però scusa, Alissa, adesso io mi rendo conto di una cosa. Cioè, guarda come sei conciata. Con sta crocchia qui in testa. L'apparecchio che non si capisce niente di quello che dici. Gli occhiali li hai tolti perché, vabbè, per dormire non li metti. Però, cioè, Per non mi sembri. leggere. Non mi sembri nelle condizioni di fare un video stasera, soprattutto di leggere questo libro vietato. Io. Vabbè, dai. Senti, senti, senti. Leggiamo la prima pagina perché tanto sennò stiamo già perdendo troppo tempo. Guarda, ce lo ridice anche qui. Non leggere questo libro prima di andare a letto. E lui si sta preparando. Come fare tanta paura? Quindi ha anche studiato per farci paura. Io non voglio però fare gli incubi, Alissa. Vabbè, vediamo. Guarda, oh, ce lo ridice. Non leggere questo libro prima di andare a letto. È strano, fa paura ed è pure schifosetto. Le storie della buonanotte ti accompagnano a dormire. Questa qui invece no, mette fifa da morire. Ma che ridi tu? Che Asalla. hai fatto? Vabbè, ha cambiato espressione, prima rideva, poi aveva paura, vabbè. Quanta FIFA di preciso? Boh, non so nemmeno se mi piacciono le storie di paura. La rana è pensierosa. Questo libro parla di me, il mostro più spaventoso del mondo. È così carino. Infatti non fai per niente paura. So fare mille mila facce brutte. Per metterti paura, mi basta un solo boo, 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 boo. Oh, mettiti paura. No. Vabbè, per ora non ha fatto ancora paura. Vediamo se giriamo la pagina. Il mio nome è Terrore. Ma qui c'è scritto Terry. Società dei mostri spaventosi. Nome Terry Pelosetti si chiamerebbe. Lui ha cancellato Terry e ha scritto Terrore. Livello di paura basso. Tipo di mostro coccolone. Scusa, eh. Guarda che denti. Guarda che artigli. Senti che ruggiti! Eh sì, eh. Wow, che roba! Salute! Fazzolettino! Finora non è che sta facendo molta paura, eh! Silenzio! Ora fate attenzione! Comincia la storia! La mia banda di mostri è cattiva! Tremenda! Ti spalma sul pane e ti mangia a merenda! Beh, questo potrebbe farmi un po' paura, effettivamente, eh? Non voglio essere spalmata sul Beh, pane. però è una morte originale, almeno. Vabbè, è una morte originale, in effetti. Ti immagini sulla bara, lo ricorderemo per sempre per la sua dolcezza insieme alla margherita?
marmellata spalmato sul panino. Vabbè. Ma è bene, è vuota. Se sono mangiato. Vabbè, magari non tutto. Un pezzettino, magari un dito del piede me l'hanno lasciato. Comunque, di notte, nascosti in questa boscaglia, noi mostri cuociamo un'orrenda brodaglia. Io aggiungerei solo un pizzichino di sale, però è già buonissima così. Grazie, è una ricetta della mia mamma. Questa cosa non lo so, non mi fa stare tranquilla, perché se ci mangia ci saranno degli esseri umani dentro. Non credo, Sam. Il coniglio lo dice, il coniglio, e poi è una ricetta di mia mamma. Ma quello è Teo con un lenzuolo addosso. Cos'è questo baccano? Non vedete che sto lavorando? Quindi questa sarebbe la sua banda di mostri. Cioè, questo si mette un lenzuolo addosso e questo qui fa la maglia. Ma che è, nonno topo? La nave fantasma è già in alto mare. Ti abbiamo in pugno, non puoi scappare. Mi viene da vomitare. Anche a me. Guardate, uno squalo, aiuto, ho paura. Ma scusate, siete voi che dovete farci paura. Cioè, hanno loro paura delle cose, vomitano. Ma che mostri sono? Terry, tu non dovevi essere il più spaventoso di tutti. Ah, no, è una foca. Cioè, oltretutto non era neanche uno squalo, era una foca. Meno male. Ah no, scusa. Ah no. Vabbè. Lo squalo è terribile, questo è sicuro. Ma aspetta a vedere il buio più... scuro? No, buio. Buio. No, il buio no. Io odio il buio. Che paura. Mi dai la mano? Beh, è già l'ora della nanna. Cioè, ma dai, ma i mostri che hanno paura del buio. Io non ho parole. Ho capito perché non voleva farci leggere questo libro, perché si vergognava. Non perché faceva paura. Vabbè, vediamo se va meglio. Ecco la grotta dei pipistrelli. Urliamo, ringhiamo, facciamo i monelli. Mi sta venendo il sonno. I pipistrelli sono fuori a quest'ora. Volete lasciare un messaggio? Cioè, neanche con la grotta dei pipistrelli sono riusciti a farci venire paura. Non c'erano i pipistrelli. Però il ragno sì, mi fa paura. Ecco, sono il ragno. Non ti fa paura? No, quello vero fa paura. Ah, questo no. Siamo cattivi, orripilanti, siamo arci troppo super birbanti. Ti fa paura questa cosa? No. Per niente? Per niente. Cos'è che hai detto? Non hai paura? Al prossimo giro la strizza è sicura. Gira tu la pagina allora, dai, metti che fa veramente paura. Vediamo. Ma cosa? Ma che dormono? Scusa? Siamo qui nella tua stanza, sotto il letto, dappertutto. Ora sì che arriva il bello, anzi no, arriva il brutto. Perché sta letto? Però adesso comincio ad avere un po' paura a sapere che questi stanno qua. Ma noi stiamo fluffuando letteralmente. Sì, in effetti qua per salire sopra il letto i mostri si devono impegnare, eh. Però comunque non lo so, questa frase mi ha messo un po' di inquietudine. Aspetta, ma ora vedo che solo questo sgabelletto che fa conto sarà così. Il mostro le arriva pure più basso. Oddio, quindi è minuscolo. È vero. È tipo così. Io pensavo che era enorme. Sì. Vediamo. È vero, guarda. Beh, cosa ti avevo detto? Non leggere questo libro prima di andare a letto. È strano, fa paura ed è pure... Vedo un musetto un po' stanco laggiù, signor mostro. Pure il mostro gli è venuta voglia di andare a letto, non sotto a letto. Si vede che hai sonno. Che dici? Facciamo la nanna? Svelto, sotto le coperte. Ma io sono un mostro, metto FIFA da morire. E i mostri come me non vanno mai a dormire. Siamo sicuri? Tu che dici? Ronf, ronf, ronf. Niente, alla fine si è addormentato il mostro. E non ci ha fatto venire neanche un po' di paura. Solo sonno. Solo sonno. E allora ha funzionato, ragazzi. È un libro perfetto da leggere prima di andare a letto. Ci fa venire voglia di dormire. Grazie alla rana. Ringraziamo la rana che ci ha convinti a leggerlo proprio prima di andare a letto e non aspettare domattina, perché altrimenti ci addormentavamo domattina. In realtà ha convinto a te, mamma. Vabbè, io ero già convinta di mio. Vabbè, tu l'avresti letto a prescindere. Anzi, se non c'era la rana che ti diceva
di leggerlo, ancora di più lo volevi leggere perché ti piace andare contro le regole. Vabbè dai, comunque è stato un libro carino. Questo mostro non ci ha messo per niente paura, anzi ci ha fatto proprio passare la paura dei mostri in generale, perché se i mostri sotto al letto sono così, io li voglio incontrare. E poi guarda, qui siamo già pieni di mostriciattoli strani. C'è pure lui, vai, tieni. Eccolo, mostriciattolo. Io non lo voglio trovare sotto al letto. Dai, posa gli occhiali e mettiti a dormire veramente. Ok. Va bene ragazzi, questo libro è molto carino. Ve lo lasciamo nel link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti. Buonanotte.